Sabato 12 al Teatro Trianon, Rind o Post Sbagliato, un recital del maestro Enzo Gragnaniello. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, che piacere, maestro. Piacere è tutto mio. Allora, un recital con tutte le canzoni, diciamo, della storia, ma anche con l'ultimo progetto discografico. Che cosa rappresenta questo recital oggi? Cosa rappresenta? Che cosa? Scusa? Questo nuovo spettacolo oggi, dopo quello che abbiamo vissuto, dopo la pandemia. Guarda, più che uno spettacolo è un concerto. È un concerto, cerca di comunicare delle cose chiaramente dove c'è l'emozione, la parte invisibile, diciamo. Per cui sarà un concerto al di là di tutti i tempi, al di là di tutte le parlerà al cuore, è qualcosa, cioè, i contenuti non è che io non devo raccontare, diciamo, quello che è successo, oppure io devo raccontare tutto quello che noi proviamo dentro, per cui non lo so che concerto sarà. Beh, maestro, lei ha sempre parlato al cuore, questa sicuramente non è una novità, però in confronto alla sua enorme esperienza, qual è la differenza del maestro Gragnaniello di oggi in confronto a quello precedente? C'è stato un cambiamento che lei avverte nel suo modo di esprimersi, in quello che ricerca nei suoi spettacoli, nei suoi concerti? Beh, sicuramente più maturato, dove delle cose vengono analizzate più, filtrate meglio, vengono, insomma, cerco di far diventare tutto quello che è negativo in qualcosa di positivo. Cerco di creare più antidoti per queste dimensioni, insomma, che ci tengono una dimensione tesa. Cerco di comunque comunicare e basta. Oggi sono quello che era una volta, solo che più maturo, poi non lo so, insomma, le chiacchiere vanno al vento, quello che conta è quando tu ti esprimi, canti e arrivi al cuore delle persone, insomma, io oggi penso che sia abbastanza questo. Sì, io credo di interpretare le sue parole con la necessità oggi di accarezzare le persone in un momento dove comunque la nostra società ci porta a scappare, a dimenticarsi l'uno dell'altro, a non ascoltare, quindi è una carezza, è un accompagnamento. È una colonna sonora sicuramente, sì, di questa vita imprevedibile, insomma, ignota, se vogliamo. E perlomeno la musica, le emozioni, gli umori di un artista che cerca di trasformare tutti in una sorta di preghiera, perché poi alla fine un artista non fa altro che far diventare più essenziale le cose e cercare di emozionare. D'altronde lei tocca temi molto importanti, dal razzismo alla condizione delle donne, alla solitudine. Beh, sì, sono situazioni che ci disorientano, sia all'uno che all'altro, sia a quella che subisce, sia a quella che crea questi problemi. Insomma, il problema è di tutti, sì della persona negativa, sì, insomma, il problema è questo. Per esempio il razzismo è un canto a questo fenomeno, perché è solo un fenomeno, perché il razzismo è una cosa invisibile, no? È un pensiero che se ne appropria delle persone che, insomma, non hanno tanto spirito, persone deboli, per cui vedono gli altri come, si sentono addirittura perseguitate dagli altri.
Sì, si sentono minacciati poi, dal diverso. Minacciati dal diverso perché non capiscono che sono le loro paure, sono, hanno bisogno di essere aiutati. E la canzone lo dice, perché è una specie di un trattato senza offendere nemmeno ai razzisti, pensa un po'. E poi i razzisti sono vittime di questa larva. Sì, di un pensiero latente che c'è nella società, no? E invece si trovano in indoposti sbagliati. Lei canta tanto anche di donne sole, abbandonate, diciamo anche alla mercé, magari di mani sbagliate. Ma sicuramente una donna che viene abbandonata stava nelle mani sbagliate. Però la cosa importante è che bisogna capire che veramente queste donne che vengono lasciate così con i loro figli e mettersi la croce addosso per tutta la vita è veramente una cosa allucinante, diciamo, per l'umanità e anche per la nostra crescita. Maestro, quanto essere un artista e avere la possibilità di parlare a tante persone diventa una responsabilità sociale? Quanto potere hanno gli artisti nelle loro mani, gli artisti come lei? Sai, man mano che uno diventa consapevole di quello che sta facendo veramente, e diventa tutt'uno con la gentilezza, con la parte migliore per poter coinvolgere le persone, perché le persone hanno bisogno, anche nella musica, di qualcosa che alimenta il loro spirito, perché veramente è importantissimo oggi. Ma anche di esempi corretti, perché ci sono tanti fan, tante persone che si affidano un po' anche alla parola del proprio idolo, di quella persona che riconoscono come una star, una persona che è riuscita con la sua musica, diciamo, a farsi conoscere da tanti. Quindi c'è anche una fedeltà per la quale poi si genera una responsabilità, allora anche nei confronti dei ragazzi di oggi, no? Che fanno delle canzoni meravigliose, ma magari con dei temi che sono, come posso dire, magari anche un po' forti, un po' contrari a quelli che sono i valori di una società, forse anche questo è il senso di chi canta, trasmettere i valori giusti di una società. Beh, certo, questo viene automaticamente in base alla coscienza di ogni artista, ma sai, gli artisti tutti, insomma, dobbiamo capire che non dobbiamo fare niente per essere conosciuti, dobbiamo fare qualcosa per essere ricordati, secondo me. Bello. E con questa bellissima frase io la saluto, maestro, la ringrazio per essere stato qui. Il nostro pubblico, il suo pubblico lo può vedere sabato 12 al Teatro Trianon sotto la direzione di Marisa Laurito nel suo nuovo spettacolo Rindopost Sbagliato. Enzo Gragnaniello, grazie. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata.